Buongiorno a tutti per questa seconda giornata del trofeo Giustizia ASF Avvocati impatta 1-1 col Calcio Catania Forum Avvocati. Bella la prova di Valerio Grimaldi dell'ASF Avvocati. Vale, ti ho ritrovato più in forma della prima partita, hai lanciato più volte a rete i tuoi compagni, riuscite a dare una continuità ai 3 punti conquistati all'esordio, però come gioco, diciamo oggi, avete lasciato un po' a desiderare. Sì, difatti presumo fosse ironico il tuo incipit. Sì, no, effettivamente oggi è stata una partita difficile, un po' vuoi il caldo, un po' vuoi i ragazzi avversari, onore a loro perché erano messi bene in campo e sicuramente hanno messo più grinta di noi. Quando un campo a 11, magari di queste dimensioni, non è grandissimo, le squadre sono compatte, si chiudono bene e mettono un pizzico di grinta in più dell'avversario, facilmente vai a impattare. Rischia anche di perdere la partita. Loro hanno sicuramente meritato il pareggio, onore a loro e male, male noi, male Ti conosco da una vita e hai delle qualità indiscusse. Come ti senti dopo tanti infortuni? noi. Ma guarda, come ti dissi tempo fa, la cosa più bella è tornare a giocare a calcio e divertirsi, insomma, con gli amici, anche quando una domenica come questa, prepasquale, la si passa in compagnia di persone per bene e ci si riesce a divertire anche in campo. Questa è la cosa più bella. Poi il calcio a 11 magari sono altre cose, ma questo è più bello secondo me, dai, ci si diverte di più. Tatticamente, cosa è mancato alla vostra squadra per impensierire un avversario ben quadrato? Ma guarda, come ti dicevo prima, in questi campi un po' stretti la tattica purtroppo conta poco quando l'avversario ha tanta grinta. Quindi puoi fare movimenti 1-2, un po' di scambi, quindi giocare rapidi in questi spazi stretti, perché sennò se si tiene la palla si rischia di rimanere bloccati. Quindi adesso vado a stringere e lascio la parola a lui. Comunque no, onore a loro, quello c'è negativo, onore a loro, noi male. E speriamo di rifarci la prossima. Comunque l'importante è divertirsi sempre. Grazie, grazie Valerio, grazie Grazie Valerio Grimaldi. Cedo la parola a Dario De Luca, autore del gol sul calcio di rigore, procurato da Luca Sgorgi, che oggi ci ha provato più volte, polemico più che mai. Tu non parli, fai tanti fatti, fai tante sponde, crei tanto per questa squadra. Guarda, oggi Luca Sgroi non è polemico, lui scherza, ride, ci fa divertire fondamentalmente. Oggi è stata una bella partita. Abbiamo cambiato modulo, abbiamo provato questo inedito 3-5-2 perché ci mancava Muscuso, il nostro terzino di spinta. Abbiamo fatto una buona partita. Come diceva il collega, il campo è stretto, quindi giocando a 5 a centrocampo abbiamo messo molta più grinta di loro. Siamo stati molto compatti e il gol che abbiamo subito dopo rigore perché Luca Sgroia era uscito per infortunio, visto il fallo da rigore che gli hanno fatto, e non ci siamo messi bene in campo e abbiamo purtroppo subito questo gol. Potevamo portare a casa i 3 punti perché secondo me li meritavamo. Sì, vi meritavate soprattutto per un ottimo primo tempo, ma in prospettiva lungimirante, quando tornerà Muscuso, a questo punto come si metterà? Tatticamente riproporrete questo modulo o ritornerete a un 4-4-2 che magari non ha dato ottimi frutti nella prima giornata? Vedremo, oggi mancava il mister che era fuori per le vacanze, quindi deciderà lui. Io faccio quello che mi dice il mister, faccio quello che mi dice il presidente, faccio quello che mi dicono i compagni, cerco di mettere tutto il mio impegno e alla fine qualche risultato lo otteniamo. E lo fai davvero bene, il tuo mestiere, l'impegno ce lo metti davvero tutto, Dario. Io ti ringrazio, grazie per Grazie a esserti voi. concesso con me davanti alla telecamera. Da Francesco Patti è tutto, ringraziamo Marco Saitta. Arrivederci, alla prossima giornata.